affondi in alternanza. Porta avanti la sinistra, torna indietro, destra e torna indietro. La cosa importante è di scendere a filo del nostro ginocchio, come se stessi inchinando di fronte alla regina di Inghilterra. Affondo sul tallone e torno indietro. Vado, spingo indietro, vado, spingo indietro. Tallone, affondo, infatti si chiama affondo sul tallone, spingo indietro. Affondo sul tallone, spingo indietro. Continui. Ancora, 30 secondi. Vado e torno, addominali tesi. La potete anche fare con un bastone della scopa volendo, per avere più equilibrio. Continui. Eccellente per i glutei, uno degli esercizi migliori per i glutei. Volendo potete utilizzare anche due manubri sotto per aggiungere il peso, ma voglio sempre che concentrate sulla forma. La forma è la cosa più importante. Ancora due, ultima, uno, per calci d'asino. Ok, scendo giù, poggio le mani giù a terra, sollevo la gamba destra come se stessi dando un calcio a qualcosa indietro di me. Su, due, tre, cinque, sei, sette, otto, dobbiamo fare 30 secondi per lato. Continui, schiacci i glutei, piede a martello e sto spostando un masso dietro di me, allungo quella gamba e do proprio un scalcio, scalcio, scalcio dietro di me, cambia la gamba, vai, 30 secondi, in su, vai, spinta, spinta, spinta in su, la gamba di appoggio può essere leggermente piegata, continua, spingi, spingi in su, ancora 20 secondi. Respira e spingi. Yeah. Proprio un bel allenamento per i glutei per passare a un lato B a prova di bomba. Ancora 3, 2, 1 e in su. Prossimo esercizio è la camminata con la nostra salto indietro per un minuto. 1, salto indietro, cammino basso. Salto indietro, non importa la gamba che ti porta in avanti, è giù, 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 talloni indietro, affondo sui talloni indietro. Vai, cammina, 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 cammina. Giù. Vai. È una lunga questa, eh? Senti tanto. Vai. Ancora 20 secondi. Dieci secondi. Ultima. Eccellente. Allora, io faccio lo stacchi così, gambe unite, talloni unite, punte delle piedi leggermente divaricate, un minuto, su e giù. Allora, gambe rimangono tese perché sto portando avanti i glutei, schiacciando i glutei, dai. Ci sono delle persone che dice che le stacchi devi fare gambe piegate, però non senti i glutei se lo fai con le gambe piegate. Invece qua, metti la mano sul gluteo, schiaccio il gluteo, scendo giù, schiaccio il gluteo, scendo giù, se non avete elastico, lo potete fare con un peso. Continuiamo, schiaccio il gluteo e scendo giù. Sì, respira, lo senti tanto, lo sentirai tanto ed è una cosa eccellente per i glutei. Continuiamo così. Ancora 15 secondi, poi cambieremo esercizio insieme. Schiaccio e torno. Ancora 4, e 3, e 2, e 1. Passiamo al prossimo esercizio. Affondi in alternanza. Porta avanti la sinistra, torna indietro, destra e torna indietro. La cosa importante è di scendere a filo del
del nostro ginocchio, come se stessi inchinando di fronte alla regina d'Inghilterra, affondo sul tallone e torno indietro. Vado, spingo indietro, vado, spingo indietro, tallone, affondo. Infatti si chiama affondo sul tallone, spingo indietro, affondo sul tallone, spingo indietro. Continui. Ancora, 30 secondi. Vado e torno, addominali tesi. La potete anche fare con un bastone della scopa volendo per avere più equilibrio. Continui. Eccellente per i glutei, uno degli esercizi migliori per i glutei. Volendo potete utilizzare anche due manubri sotto per aggiungere il peso, ma voglio sempre che concentrate sulla forma, che la forma è la cosa più importante. Ancora due, ultima, uno, per calci d'asino. Ok, scendo giù, poggio le mani giù a terra, sollevo la gamba destra come se stessi dando un calcio a qualcosa indietro di me. Su, due, tre, cinque, sei, sette, otto, dobbiamo fare 30 secondi per lato. Continui, ah, schiacci i glutei, piede a martello e sto spostando un masso dietro di me, allungo quella gamba e do proprio un scalcio, scalcio, scalcio dietro di me, cambia la gamba, vai, 30 secondi, in su, vai, spinta, spinta, spinta in su, la gamba di appoggio può essere leggermente piegata, ah, continua, spingi, spingi in su, ancora 20 secondi. Respira e spingi. Yeah. Proprio un bel allenamento per i glutei per passare a un lato B a prova di bomba. Ancora 3, 2, 1 e in su. Prossimo esercizio è la camminata con il nostro salto indietro per un minuto. 1, salto indietro, cammino basso. Salto indietro, non importa la gamba che ti porta in avanti, è giù, 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 talloni indietro, affondo sui talloni indietro. Vai, cammina, 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 cammina. Giù. Vai. È una lunga questa, eh? Senti tanto. Vai. Ancora 20 secondi. Dieci secondi. Ultima. Eccellente. Allora, io faccio gli stacchi così, gambe unite, talloni unite, punte delle piedi leggermente divaricate, un minuto, su e giù. Allora, gambe rimangono tese perché sto portando avanti i glutei, schiacciando i glutei, dai. Ci sono delle persone che dice che gli stacchi devi fare gambe piegate, però non senti i glutei se lo fai con le gambe piegate. Invece qua, metti la mano sul gluteo, schiaccio il gluteo, scendo giù, schiaccio il gluteo, scendo giù, se non avete elastico, lo potete fare con un peso. Continuiamo, schiaccio il gluteo e scendo giù. Ah, sì, respira, lo senti tanto, lo sentirai tanto ed è una cosa eccellente per i glutei. Continuiamo così. Ancora 15 secondi, poi cambieremo esercizio insieme. Schiaccio e torno. Ancora 4 e 3 e 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio.